Nel Vangelo di oggi preso da Matteo, al capitolo 11, dal versetto 25 e seguenti, leggiamo: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Queste poche ma essenziali parole che escono dalla bocca di Gesù rivelano qual era il suo rapporto confidenziale, familiare, di figlio di Dio verso Dio Padre. La sua preghiera consiste nell'esprimere concretezza, lode, gioia. Gesù stesso si dimostra come un bambino che è pieno di sorpresa nello scoprire come Dio Padre la pensa sugli uomini e sul mondo. Inoltre, ci fanno vedere come Gesù fa teologia, cioè come pensa nella logica di Dio e prega a partire dalla realtà che gli sta di fronte, a partire dall'esperienza che fa. Questa esperienza era quella di constatare come i piccoli, i bambini, i poveri, e i peccatori accoglievano con gioia la buona notizia del regno di Dio, mentre i sapienti e i dotti del tempo, cioè gli scribi e i farisei, dall'alto del loro sapere e della loro ricchezza, si ostinavano e rifiutavano il Vangelo. Oggi celebriamo la memoria di San Francesco, patrono d'Italia. È un santo straordinario, un santo che si è fatto povero, che si è fatto piccolo. Tant'è vero che lui voleva che venisse chiamato con i suoi frati, frati minori. Farsi piccoli significa ascoltare. Un piccolo non sa tutto, ma ascolta tutto e in questo trova pace. Dice Gesù: Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita. Dalle braccia di chi ci ama le cose si capiscono meglio, semplicemente perché rassicurati dall'amore e non dalle nostre certezze che ci chiudono e che ci fanno stare sulla difensiva. San Francesco si è fatto piccolo e povero. Ed è grande nel regno dei cieli perché è santo. È il più santo degli italiani e tra i santi è il più italiano santo. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.